Per chi ha a cuore l'ambiente, per chi ha a cuore i giovani, il destino di questo paese, per chi ha a cuore il bene pubblico, c'è una possibilità che in questi giorni dobbiamo assolutamente recuperare, che è quella di mandare la gente a firmare perché la candidatura di Laura Cuppato divenga realtà. È un atto di democrazia importante in un paese in cui gli unici candidati, tra l'altro, sono figure maschili che hanno già fatto molta politica e hanno un atteggiamento non sempre, come dire, condivisibile sulle questioni importanti. Diamo voce a chi non ha avuto voce fino ad oggi e andiamo a firmare scaricando i moduli dal sito di Laura Cuppato e poi presentandoli ai comitati che si sono formati in tutta Italia. E qualora non si trovi il comitato vicino a casa propria, l'importante è comunque scriverlo nel mio sito, in modo tale che noi diamo tutti i riferimenti. Allora, la firma è di tutti i cittadini italiani che si sentano in qualche modo vicini al centro-sinistra. E quindi chiunque, senza tessera di partito, abbia voglia di identificare una figura femminile che ha fatto l'amministratore pubblico e il sindaco per 9 anni e che è consigliere regionale, nonché presidente del Forum Ambiente del Partito Democratico Nazionale, se c'è voglia di guardare al futuro con un'attenzione al territorio, credo ne valga la pena di firmare per Laura Cuppato.